ogni volta ci consegnano una banchina per volta, che costruiamo la fondazione del corpo scale e quattro plinti per volta. Questi quattro plinti ripetiamo la lavorazione per 10 lavorazioni. Arrivati a costruire tutti i plinti, andiamo a creare un ponte di varo sopra ai binari che ci permettono di eseguire la lavorazione di un concio per volta. Che vuol dire? Vuol dire che noi una striscia di questi la costruiamo una volta ogni 3 mesi. Poi che facciamo? Con dei meccanismi la spingiamo, quindi è come un ponte praticamente, è un varo a spinta. Quindi noi abbiamo degli appoggi che vanno da un pilastro all'altro e poi piano piano la spingiamo. Quindi alla fine noi dovremmo spingere i primi 2 piani della struttura tutte insieme. Praticamente voi da via Marsala vedrete un edificio, una notte, questo è importante pure per voi se volete avere la fortuna, volete avere la fortuna di partecipare a questa movimentazione della struttura, perché è tutto un corpo di fabbrica che si muove per circa 16 metri in una notte. Questa è la cosa importante, il lavoro. Il lavoro verrà eseguito così. Questi sono 3 piani di edificio, come dicevo prima, che sono 45.000 metri quadri di solaio. Il solaio, c'è un accesso su via Marsala, saliamo al primo solaio e ci sono quei posti auto che dicevo, 1.300 posti auto e qualche posto moto che sono circa 85. Poi saliamo di mano in mano con una rampa interna alla struttura proprio, quindi non dobbiamo uscire dall'edificio, siamo sempre dentro l'edificio. Qui è quello che abbiamo già costruito fino ad oggi. Praticamente noi prendiamo un binario per volta, questo binario loro ci permettono solo di vedere tutto cantierizzato, ci permettono di entrare solo la notte, quindi l'approvvigionamento al materiale, siccome è proprio al centro della stazione, avverrà solo di notte. Tutti i materiali, stiamo parlando di pilastri, corpo scala e fondazioni, quindi tutti i micromani li creiamo solo su questa lingua di terra. Poi andiamo a prendere la struttura esistente, la mangiamo con ben ammortizzata.